questo insomma è ormai il luogo simbolo degli incontri, grazie, degli incontri del Premio Ilaria Alpi. Questa prima giornata va avanti, come ha detto poco fa Pasquale D'Alessio, approfittando anche della bellissima mostra di Edizia Battaglia, vogliamo anche noi ricordare quello che accadde 20 anni fa, 23 maggio 1992, la strage di Capaci, pochi giorni dopo, 19 luglio dello stesso anno, la strage di Via D'Amelio e di Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. È stata un'estate calda su questo fronte, sul fronte diciamo delle inchieste che, cercando di capire ancora a 20 anni di distanza quello che è accaduto, hanno toccato il tema scottante della trattativa tra Stato e mafia. Noi vogliamo ripercorrere con un incontro molto importante quello che è accaduto 20 anni fa, quello che è accaduto durante questi 20 anni, quello anche che sta accadendo in queste ore estremamente diciamo calde da un punto di vista anche giornalistico. Ho due sedie qua, io mi levo perché non sarò il protagonista, ma invito prima a salire sul palco un collega, io che andai in quelle stragi da giovane cronista, insomma lo conobbi all'epoca, lui era già il numero uno. Se dovete sapere qualcosa sulla mafia vi consiglio di leggere il suo libro che si aggiorna di anno in anno. Quanto siamo arrivati? 40 anni di mafia, si chiama così, 40 anni di mafia. Saverio Lodato, grazie. La Bibbia dell'antimafia, ben arrivato, grazie. E insieme a Saverio, davvero protagonista anche, forse molte volte suo malgrado in queste ultime settimane del dibattito giornalistico, in primissima linea nella lotta alla mafia dalla Procura di Palermo, di cui è ancora procuratore aggiunto, anche se andrà in Guatemala, adesso poi cercheremo magari con Saverio di capire qualcosa di più sul suo impegno, eccolo qua, è ancora italiano e non guatemalteca. Antonio Ingroia, procuratore aggiunto della Procura di Palermo. Vedo il libro, l'agenda rossa di Paolo Borsellino, presumo che sia quella e mi sembra un simbolo importante, ricordiamocela sempre, quell'agenda è uno dei grandi misteri d'Italia, scomparsa dalla borsa del giudice Borsellino. Un'agenda dove forse, come tutti i misteri d'Italia, come anche in quello di Ilaria Alpi, c'è sempre un'agenda che scompare. Lascio la parola a Saverio e Antonio Ingroia, grazie. Buonasera, come ha già ricordato Andrea Vianello, questo è il 20° anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, in cui perdettero la vita Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e 10 tra uomini e donne delle loro scorte. 20 anni dopo noi ci troviamo qui questa sera a tirare un bilancio, ed è un bilancio difficile, un bilancio per certi versi amaro, visto e considerato che ci lasciamo alle spalle un'estate surriscaldata che, oltre a segnare appunto questo 20° anniversario delle stragi, ci segnala polemiche molto forti, molto virulente, che hanno visto tornare ancora una volta alla ribalta, all'improvviso nel paese, dopo anni e anni che non se ne parlava più, un tema scabroso, evidentemente delicato, un tema che possiamo riassumere nella formula mafia e politica, o per essere ancora più aggiornati, mafia politica, mafia istituzioni, mafia, ahimè, Stato. Voi sapete che queste polemiche hanno contrassegnato tutti questi ultimi mesi, e io trovo che sia paradossale che proprio nell'anno in cui si doveva celebrare il ricordo di questi giudici antimafia si sia finito da un lato col ricordare i giudici antimafia che erano scomparsi e col mille portare sul banco degli accusati quei giudici invece che oggi sono vivi e che stanno disperatamente tentando di indagare su che cosa? Su un argomento che si chiama, anch'esso molto scabroso, trattativa che sarebbe avvenuta tra Cosa Nostra e lo Stato italiano a cavallo prima, durante e dopo le stragi del 92, ma anche quelle del 1993, mi riferisco a Firenze, Roma e Milano. Io credo che stasera noi abbiamo una grande occasione qui, e vi anticipo subito che cercherò di essere il più breve possibile, perché
penso che tutti abbiamo interesse a dare spazio, abbiamo curiosità di ascoltare uno dei protagonisti di queste polemiche di questo periodo. Il dottore Antonio Ingroia, che da un lato appunto è stato il protagonista principale, che ha difeso con determinazione il punto di vista, la linea della Procura di Palermo, ma che nello stesso tempo, insieme ai suoi colleghi, il capo di quell'ufficio Francesco Messineo, ma anche il collega Nino Di Matteo, Lia Sala e tanti altri, si è trovato nel ruolo di vittima, perché evidentemente a qualcuno in Italia non piace che a 20 anni di distanza qualcuno voglia andare ancora a mettere il naso in quella trattativa, dando per scontato che la trattativa non ci fu. Ma se anche ci fu, fu giusto farla, e se anche fu giusto farla, chi la fece? Proprio perché erano rappresentanti molto alti della politica e delle istituzioni, non devono rendere conto a nessuno, e meno che mai a magistrati responsabili di un'iniziativa giudiziaria. E allora io vorrei cominciare proprio con una domanda molto generale ad Antonio Ingroia. Com'è possibile che ogni qualvolta in questo paese, ad ondate ricorrenti, si ha la sensazione che la verità sia più a portata di mano, si avvicini, che l'opinione pubblica si rende conto che alcuni paletti, alcune resistenze, alcuni dischi rossi stanno saltando, incredibilmente l'effetto immediato è quello che si comincia a parlare d'altro, che esplodono afferri istituzionali, casi di Stato, con il risultato che poi probabilmente gli italiani non si ricordano più di cosa si stava davvero parlando in quel momento. Si parlava di trattativa, ad un certo momento si è cominciato a parlare di altro. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per avermi invitato anche quest'anno qui, e certo, diciamo, rispetto agli altri anni, in un momento un po' più incandescente, alla fine di una stagione particolarmente accesa di polemiche che hanno investito il mio ufficio e la mia persona, per il fatto che ho svolto e svolgo al momento il ruolo di coordinatore di questo pool di magistrati che sta indagando in questo procedimento, noto ormai come l'ha cosiddetto procedimento sulla trattativa Stato-mafia. Ma in effetti quanto dice Lodato è vero, cioè c'è un filo rosso, una ricorrenza frequente in queste vicende, in vicende che hanno punti di contatto, oggi la trattativa, altre volte sono state altre indagini. La sensazione è che è come se si fosse determinato, diciamo, un assetto costituito di rapporto con la verità, che in Italia quando riguarda i cosiddetti grandi misteri italiani, certamente la stagione dello stragismo del 92-93 e della collegata trattativa lo è, questo assetto si sente in qualche modo minacciato nel momento in cui si aprono degli squarci, a volte per fattori casuali, a volte per, diciamo, l'ostinazione di questo o di quel inquirente, e si aprono degli squarci e da quegli squarci diventa una breccia che si va allargando. E allora questo, la mia sensazione è che sembra minacciare appunto degli assetti costituiti, e si determina una reazione fondata il più delle volte in attacchi concertati e organizzati nei confronti degli investigatori o nei confronti delle fonti di prova sulla base delle quali gli inquirenti hanno aperto quello squarcio, altre volte sollevando dei polveroni mediatici finalizzati un po' a distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica e orientarla su altro anziché sull'oggetto in quel momento dello squarcio di verità che sta irrompendo sulla scena, altre volte ancora strumentalizzando
vicende magari collaterali al fine di creare confusione o contrasti fra istituzioni che possano essere i contrasti medesimi, diciamo, funzionali all'ostacolo dell'accertamento della verità. In genere avvengono questi tre tipi di avvenimenti. Questa vicenda è probabilmente stata così incandescente perché si sono verificati tutti e tre questo tipo di avvenimenti. Ci sono stati gli attacchi contro gli organi inquirenti, ci sono stati gli attacchi, la delegittimazione, la denigrazione delle fonti di prova sulla base dei quali gli inquirenti hanno operato, ci sono stati i polveroni mediatici al fine di distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica e non occuparsi più e non guardare più all'accertamento della verità sulla stagione delle stragi della trattativa, e ci sono state anche le campagne politico-mediatiche organizzate al fine di alzare anche il clima su veri o presunti conflitti fra istituzioni, ma sempre con l'obiettivo di custodire e preservare quell'assetto messo a rischio di una verità dimezzata, di una verità incompiuta, per evitare che vengano fuori, diciamo, le verità più imbarazzanti. Questo mi sembra, detto con la necessaria genericità con la quale io posso parlare di un'indagine di cui mi occupo, ma questo mi pare sostanzialmente è avvenuto in questa vicenda che ci ha riguardato. Non direi che in tutto questo, diciamo, l'antidoto rispetto a questo è da un lato tenere, concentrare l'attenzione lì dove è il noccio della questione, e dall'altro cercare di mantenere la possibile massima serenità, perché le polemiche al calor bianco nuociono ovviamente una, come suol dirsi, sereno accertamento della verità. In questo momento abbiamo bisogno comunque di una, non di una tifoseria dalla parte della magistratura. Noi non abbiamo bisogno, diciamo, di tifosi dalla parte di quella che oggi poi tra l'altro non è soltanto la magistratura inquirente ma è una pubblica accusa, perché ci avviamo verso un processo nel quale ci saranno degli imputati che dovranno giustamente difendersi e sostenere la insufficiente consistenza degli elementi di prova acquisiti dalla pubblica accusa. E io credo che noi abbiamo bisogno soprattutto di un'opinione pubblica informata, mentre purtroppo negli ultimi tempi è stata piuttosto disinformata, e un'opinione pubblica interessata all'accertamento della verità, e un'opinione pubblica partecipe, perché mai come in questo caso la verità non può essere accertata soltanto dentro le aule giudiziarie con gli strumenti che ha a disposizione la magistratura, ma deve essere accertata anche fuori dalle aule giudiziarie, diciamo così, nel paese, per usare un'espressione che può apparire enfatica, cioè con l'impegno di tutti. Credo sia importante ad esempio che la Commissione parlamentare antimafia, come leggo sui giornali, si stia prestando a concludere i suoi lavori. Questa è la prima commissione parlamentare antimafia che dopo 20 anni si sta interessando, questa grave, diciamo, grave lacuna e grave carenza della politica, per la prima volta una commissione antimafia solo dopo 20 anni dalle stragi si sta interessando e sta mettendo al centro della propria analisi, della propria verifica, la questione appunto della strage e della stagione della trattativa. Credo comunque che, anche se in ritardo, sia importante il fatto che la Commissione parlamentare antimafia si appresti a concludere i suoi lavori, e potremo così vedere non solo quello che si può accertare sul piano della verità giudiziaria, ma quello che si potrà accertare sul piano della verità politica e della verità storica, con l'augurio appunto che altrettanto serenamente si accertino le responsabilità penali, le responsabilità politiche e le responsabilità storiche. Dottor Ingroia, io mi rendo conto che, vista la sua posizione in un dibattito come questo, dove qualunque argomento rischia
di diventare a rischio, scusando il bisticcio di parole, sono più le cose che lei non può dire che quelle che in realtà può dire. Di questo io ne prendo atto, come dire, ne prendiamo atto tutti quanti, e allora vorrei vedere di girare un po' intorno alla questione. Lei credo ha perfettamente elencato i tre sintomi di questa difficoltà a spiegazione di quest'estate particolarmente surriscaldata, ed è la sintomatologia di una difficoltà. Questa difficoltà io vorrei banalizzarla in qualche dato. La mafia in Italia esiste da 150 anni. Non esiste, credo, alcun potere criminale al mondo che da 150 anni non sia stato debellato. In Italia noi abbiamo avuto, quella alla quale lei faceva riferimento, credo che sia la nona, se non addirittura la decima commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso, posto che la prima commissione venne istituita nel 1963, nel periodo della cosiddetta strage di Ciaculli, quando per la prima volta la mafia uccise, cosa che molti in Italia hanno dimenticato, parecchi rappresentanti dello Stato. Credo che anche in questo caso non esistano paesi al mondo che da 50 anni, dal 1963, indagano su un fenomeno senza venire a capo poi della soluzione del fenomeno stesso. È forzato dire, a suo giudizio, che lo Stato italiano ha dimostrato sino in fondo di saper fare la propria parte contro la mafia esclusivamente sotto il profilo militare, e che nel momento in cui la mafia ha deciso di deporre le armi, non dimentichiamo che parliamo di stragi di 20 anni fa, lo stragismo mafioso non è più di attualità, non dimentichiamo che i grandi delitti politico-mafiosi, cosiddetti delitti eccellenti, risalgono a 30 anni fa e che da altri 30 anni non si verifica più una guerra di mafia, ma sappiamo anche che non per questo la mafia è scomparsa, ha deposto le armi o non esiste più. Allora la domanda è pensabile uno Stato italiano che abbia la forza e il coraggio di volere tagliare anche quei rami alti che hanno consentito alla mafia di essere e di continuare a essere alla data di oggi l'organizzazione plurisecolare che conosciamo? Beh, non so se è pensabile, ovviamente è augurabile con, diciamo, l'ottimismo della volontà, certo con la lucidità della conoscenza della storia del nostro paese c'è da essere scettici, perché quando noi parliamo di leggiamo scrivere di presunta trattativa, non solo fa un po' sorridere quel presunta, perché ci sono sentenze ormai definitive che rispetto a questa specifica trattativa del 92-93 l'hanno già data per accertata e assodata. Altra questione è se da questa trattativa derivano fatti penalmente rilevanti a carico di questo, di Tizio o di Caio, e questo è compito ovviamente del processo penale che sta per iniziare. Ma la cosa fa sorridere perché sembra muovere da questa specie di finta ingenuità di pensare che lo Stato abbia sempre fatto la guerra intransigente contro la mafia, dimenticando che invece la storia della politica in tema di mafia da parte dello Stato italiano è stata sempre una politica di convivenza, non un'intransigente politica di guerra contro la mafia, se vogliamo usare questa espressione. Quello che è infatti quel filo rosso che lega e che forse spiega anche quel assetto con la verità di cui parlavo prima, al quale si preferisce dirne mezza verità, e si preferisce che non venga accertata tutta la verità, è che lo Stato ha convissuto con la mafia dalle origini dello Stato italiano. Cioè, la storia del nostro paese è una storia purtroppo che ha trovato la mafia, perché la mafia è più antica dello Stato italiano, esisteva prima
dell'Unità d'Italia, ha trovato la mafia e ha accolto la mafia dentro di sé. E fatta eccezione, purtroppo, di brevi stagioni repressive, circoscritte in genere in cicli virtuosi di 4-5 anni, in cui una politica, c'è stata una politica antimafia, mai stata una forte, intransigente, mai stata una politica antimafia di reazione, e cioè di reazione ad aggressioni da parte della mafia contro lo Stato, perché politica antimafia che si è articolata in legislazione di emergenza, delega alla magistratura e alle forze di polizia con poteri, diciamo, all'altezza della sfida, ma semplicemente per colpire e per reagire a stragi, omicidi, e quindi una strategia d'attacco della mafia. Fatta eccezione per questi brevi stagioni, il resto è stata sempre una politica che potremmo definire della tregua, che corrispondeva a una strategia della tregua da parte della mafia. Potremmo dire perfino che per certi versi è stata la mafia a dettare la politica e la strategia allo Stato, perché quando la mafia attaccava lo Stato reagiva, quando la mafia adottava una politica della tregua, lo Stato ha adottato una politica della tregua. Ma questo è avvenuto per pavidità, è avvenuto per incapacità, è avvenuto per miopia culturale, e purtroppo no. La storia ci dice che questo è avvenuto perché la mafia non è un drappello di sanguinari e rozzi contadini venuti dalle campagne all'assalto delle città. La mafia è un blocco di potere del quale hanno fatto parte e fanno parte certamente killer sanguinari e rozzi assassini, ma di cui fanno parte anche professionisti, imprenditori, uomini politici, e rispetto al quale la classe dirigente siciliana, per quello che riguarda Cosa Nostra siciliana, e nazionale, per le complicità ravvicinate o a distanza che la classe dirigente nella storia del nostro paese ha avuto con i poteri, con i ceti criminali, ha determinato questa complicità, che è una complicità sistematica, si potrebbe dire un sociologo, sistemica, cioè una complicità di sistema. E rispetto a questa complicità di sistema diventa poi conseguenziale. Diventa conseguenziale il fatto che non si sia mai attuata una politica che aveva come obiettivo l'eliminazione della mafia, ma è una politica tutt'al più di contenimento della mafia, direi quasi per una regolamentazione dei rapporti di forza rispetto alle punte più violente, estreme e radicali del pianeta mafioso. Quando la mafia alza il tiro, diciamo meglio, quella che noi chiamiamo certe volte la cosiddetta mafia militare, alza il tiro delle sue strategie per imporre alla cosiddetta borghesia mafiosa un rapporto di forza sbilanciato, diciamo, a favore della sua ala militare, ecco che lo Stato reagisce con forza, ridimensiona la mafia militare e la riconduce a una strategia, diciamo, dal punto di vista omicidiario di basso profilo. E in queste stagioni, che sono le stagioni della tregua, sono le stagioni in cui la mafia si dedica agli affari, alla finanza, all'economia, ed è la stagione che noi stiamo attraversando, è la stagione che si è chiusa con quella che noi riteniamo, e qua parlo invece di indagini, con la chiusura della trattativa che è avvenuta nel 94, chiusura della trattativa del 94, che ha dato avvio alla nuova fase di convivenza dello Stato con la mafia e che ha dato avvio alla mafia finanziaria, che si è andata moltiplicando e diffondendo sempre di più nel resto d'Italia, non solo nel sud, ma anche nel nord Italia. Allora, tutto questo cosa significa? Significa che è difficile trovare
che riesca a prevalere dentro la politica antimafia e dentro la classe dirigente nazionale l'intento di liberarsi dalla mafia. Tutto va fatto, come dire, a monte, cioè o si riesce a innescare un processo nel quale c'è un profondo rinnovamento e un salto di qualità politico-culturale, diciamo così, del paese e quindi della sua classe dirigente, che vuole recidere definitivamente i legami con i ceti criminali e con l'economia criminale che oggi invece sostiene pezzi significativi dell'economia nazionale, o però troviamo una classe dirigente che ha questa forza, questa energia e questa voglia, e quella parte dell'Italia che c'è, che vuole farlo, riesce, come dire, a contagiare con la propria cultura la classe dirigente prevalente del nostro paese, oppure dovremo, come dire, rassegnarci al piccolo cabotaggio di importanti azioni di tipo repressive che hanno come effetto straordinario ed importante il contenimento della mafia, che garantisce, come suol dirsi, l'ordine pubblico per le vie e che tiene ridimensionato in un angolo gli aspetti e diciamo il lato più sanguinoso e stragista della mafia, ma non riusciremo a liberarci di questa anomalia italiana, che è la vera anomalia, quella di avere dei poteri criminali così forti da condizionare la storia del nostro paese, come questi poteri criminali hanno condizionato la storia d'Italia, e poter così condizionare le classi dirigenti del nostro paese, come a lungo questi poteri criminali hanno condizionato la classe dirigente del nostro paese. Lei ha fatto riferimento a periodi molto brevi della storia nazionale in cui si è avuta l'impressione che lo Stato volesse fare davvero sul serio nella lotta alla mafia. Io, a mia memoria, ne ricordo di questi rari momenti esattamente due: uno a metà degli anni Ottanta, con l'istituzione del primo maxi processo a Cosa Nostra, quando per l'appunto Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, il pool antimafia di quegli anni diretto da Antonino Caponnetto, riuscirono per la prima volta a portare sul banco degli imputati 500 rappresentanti di altrettante famiglie palermitane del delitto, dell'eroina e dei traffici. Il tutto si concluse con delle pesanti sentenze che poi la Cassazione avrebbe confermato. Quello è il primo grande episodio ed è la prima grande occasione mancata, perché in quegli anni io ricordo che, nonostante la difficoltà e le tragedie che stava attraversando la Sicilia, perché non dimentichiamo che mentre si organizzava il maxi processo la mafia continuava a sparare e uccideva i rappresentanti dello Stato, uomini come Falcone e Borsellino erano fiduciosi, erano speranzosi. Erano cioè convinti anche che la vena del pentitismo mafioso, ricordiamo per esempio, per valga per tutti, Tommaso Buscetta, avevano ormai scardinato le leggi fondamentali di Cosa Nostra, e quindi quel principio, quel totem dell'omertà che aveva consentito alla mafia di vivere indisturbata per un secolo e mezzo, in una situazione in cui addirittura magistrati e forze dell'ordine negavano l'esistenza stessa della mafia. Sappiamo com'è andata a finire. E sappiamo come va a finire nel 92, quell'altra grande stagione, proprio all'indomani delle stragi, e in questo caso non in reazione ad una risposta dello Stato, ma in reazione ad una forte iniziativa stragista della mafia, sembrava finalmente che l'intero mondo politico avesse deciso di fare piazza pulita con la mafia. Io ricordo in quegli anni la designazione a capo della Procura di Palermo di Caselli, che viene a Palermo su sua richiesta ad occupare il posto di procuratore capo, nella convinzione che finalmente ormai da parte dell'insieme dell'arco cosiddetto costituzionale c'è la consapevolezza che con la mafia bisogna definitivamente chiudere i conti. E ricordo poi la delusione successiva, gli anni che iniziano con il processo Andreotti, quando un'altra procura di Palermo, in quegli anni non diretta dall'attuale capo Francesco Messineo, ma diretta per l'appunto da Giancarlo Caselli, decide di iniziare a fare sul serio, nella convinzione che ci sia un via libera dall'alto, da parte dei poteri romani, per potare questi rami alti dell'organizzazione mafiosa. E sappiamo anche lì in che modo va a finire. Sappiamo anche lì
la campagna che si scatena contro la Procura di Palermo da parte allora dei rappresentanti politici del centrodestra, ma anche da parte di rappresentanti del centrosinistra. Non dimenticherò mai un presidente di una commissione antimafia che rispondeva al nome di Ottaviano Del Turco, che nel periodo della sua presidenza antimafia farà il 99% delle sue dichiarazioni divise in parti uguali, da una parte contro Caselli e i suoi procuratori, dall'altra parte contro Buscetta e i pentiti. Credo che non ci sia agli atti una sola dichiarazione di un presidente di quella commissione antimafia, nella fattispecie Del Turco, contro un mafioso latitante o per ribadire l'impegno da parte della commissione antimafia a volere chiudere i conti con la mafia. Allora io le chiedo, dottor Ingroia, non è che voi come magistrati a un certo punto vi illudete di poter superare un certo segno e che questo segno in Italia storicamente non è consentito superarlo? E mi chiedo anche, possiamo dire che quest'estate, di questi anniversari, 20 anni di Capaci e Via D'Amelio, mentre voi conducete e portate a termine l'inchiesta sulla trattativa con delle richieste di rinvio a giudizio, rischia anche questa di diventare la terza occasione mancata, un altro di quei rari momenti a cui lei faceva riferimento, in cui la verità sembra a portata di mano e invece poi tutto sfuma, per ritrovarci magari tra 10 anni, 20 anni a riparlare di un'altra mafia con un altro volto, un altro identikit, altri interessi, altri affari? Ma credo che la sua, diciamo, ricostruzione è abbastanza fedele rispetto alla realtà dei fatti ed è coerente e conseguenziale rispetto alla premessa, diciamo così, storica che ho fatto io nella precedente risposta, cioè a dire cosa accade in quelle appunto brevi stagioni e certamente le più significative del passato sono state quelle due degli anni 80 e degli anni 90. Si arriva in un momento difficile, cruciale, c'è stato un attacco da parte della mafia contro lo Stato, diciamo così, anche esponenti della sua classe dirigente e della politica, sia negli anni 80 che negli anni 90, e c'è una legislazione di reazione, una politica di reazione dello Stato contro la mafia. La politica di reazione deve essere innanzitutto soprattutto di tipo repressivo per contenere e respingere, diciamo, l'aggressione militare e mafiosa, e per realizzare questo obiettivo inevitabilmente bisogna dare strumenti e poteri alla magistratura e alle forze di polizia, agli inquirenti, con una sostanziale delega che viene data a questi organi dello Stato. Nel giro di pochi anni, avendo strumenti, mezzi, leggi e sostegno politico-istituzionale, magistratura e forze dell'ordine ottengono risultati straordinari. Successo negli anni 80, successo negli anni 90, successo il pool Falcone-Borsellino, il pool Caponnetto, che inizi prima, Caponnetto poi, ed è lo stesso con il pool di Caselli della Procura di Palermo degli anni 90. Dopodiché avviene simmetricamente nello stesso modo che forti, diciamo, di questi strumenti, di questi mezzi, forti del sostegno politico istituzionale acquisito, i magistrati, non perché sono degli illusi ma perché sono uomini di legge e quindi avendo le leggi e guardando il principio costituzionale di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, vanno avanti per la loro strada e seguendo questo percorso passo dopo passo inevitabilmente si trovano davanti a uno scalino un po' più alto, e quello scalino un po' più alto che sembra essere, come dire, a portata di gamba, è uno scalino che porterà ad un livello, diciamo, superiore, che è quello che Falcone e Borsellino chiamavano la cosiddetta contiguità mafiosa, cioè il livello delle relazioni del sistema mafioso con l'economia, con il mondo delle istituzioni, il mondo della politica. E così si arriva a
agli arresti e ai processi nei confronti dei cugini Ignazio Salvo, dell'ex sindaco di Palermo Vito Cencimino, e l'inizio, solo l'inizio, dell'indagine sull'altro nucleo forte imprenditoriale siciliano, che è quello dei Cavalieri del Lavoro di Catania. Ed è proprio lì che, attuata nel frattempo la politica di tregua da parte della mafia, che ha rinunciato agli omicidi, per cui non c'è più l'emergenza dell'attacco nei confronti dello Stato, quello scalino comincia a diventare sempre più alto, perché c'è qualcuno che non vuole che la magistratura salga di gradino e salga di livello, che non ci sia questo salto di qualità, perché altrimenti scalino dopo scalino si arriverebbe a smantellare quel livello, appunto, di contiguità, quell'intreccio fra sistema mafioso, diciamo così, e pezzi di classe dirigente, che invece si deve lasciare intonso, immune, indenne. Ed ecco che improvvisamente Falcone e Borsellino, da eroi, diventano magistrati, giudici sceriffi, come si chiamavano a quel tempo invece che giustizialisti, il termine usato era giudici sceriffi, magistrati protagonisti, compagnia cantante, con tutto un repertorio che poi si è arricchito, diciamo, 10 anni dopo, ma nella sua essenza era già stato disegnato bene negli anni 80. E negli anni 90 si è ripetuta la stessa storia, fin tanto che bisognava reagire alla mafia che faceva le stragi, bisognava catturare i capi latitanti della mafia militare, tutto bene, strumenti, mezzi e pacche sulla spalla. Nel momento in cui si è andati avanti, lungo questo percorso sono iniziati i vari processi, Andreotti, Contrada, Carnevale, Mannino, Dell'Utri e così via, sono venuti i guai, si è scatenata la campagna politica, politico-mediatica, nello stesso momento, come lei ben ricordava, sia nei confronti degli inquirenti sia nei confronti delle fonti di prova degli inquirenti, che poi sono gli strumenti, i collaboratori di giustizia, una campagna di stampa che ha finito per logorare ad esempio lo stesso fenomeno della collaborazione alla giustizia, e ha fatto sì che nel giro di pochi anni non vi fosse più nessun cosiddetto pentito, e soprattutto che quei pochi che si decidevano a collaborare alla giustizia si guardavano bene dall'affrontare tematiche troppo scabrose come il rapporto mafia-politica, mafia-istituzioni e così via. Ed è la storia che si ripete, e purtroppo è uguale a se stessa. Il vantaggio, e questo possiamo dire è l'unico aspetto, però non secondario, diciamo, di ottimismo, che non è come il gioco dell'oca, che si torna al punto di partenza. Ci sono, è chiaro, il ripetersi ciclico delle stesse tentativi di battute d'arresto, ma c'è un progresso complessivo, nella magistratura e nella società. Dal punto di vista della magistratura, pensiamo che Falcone e Borsellino, di fatto, quando stavano iniziando la nuova stagione, l'ho pure dichiarato in una recente intervista per Pino Di Lello, diciamo uno dei reduci di quel pool, no, gli venne impedito sostanzialmente di salire quel gradino, non poterono neanche iniziare quei processi, a parte quello che riuscirono a fare nei confronti dei cugini Salvo e di Vito Cencimino, perché di fatto il pool antimafia di Palermo venne polverizzato, Borsellino poi è dovuto andare a Marsala, Falcone non venne nominato al posto di Capornetto come capo, dove dovette andare poi via e andò al ministero, e quindi già il pool non c'era più. Nella stagione Caselli invece si sono riusciti a fare i processi che, a mio parere, se si fosse portato sino in fondo il ciclo del pool di Falcone e Borsellino, sarebbero già stati fatti da quel pool, e mi riferisco ai processi nei confronti degli uomini politici attorno alla figura del cosiddetto concorso esterno, che peraltro è la figura di reato che proprio Falcone e Borsellino descrissero in una delle sentenze del maxi processo come la figura di reato più idonea per colpire la cosiddetta complicità e contiguità mafiosa. E credo che
e hanno avuto anche con esiti di condanne importanti il riconoscimento di colpevolezza di Andreotti almeno fino al 1980, la condanna di Dell'Utri, per carità non totalmente definitiva ma parzialmente definitiva, perché comunque Dell'Utri è stato dalla Cassazione ritenuto colpevole e quindi è sentenza definitiva di condanna per questa parte, sì, per un certo periodo di tempo è stato rinviato alla Corte d'Appello semplicemente per motivare, per un difetto secondo la Cassazione, difetto di motivazione rispetto a un certo arco temporale, solo su questo dovranno decidere i giudici d'appello del processo ancora in corso, insomma, contrario, è stato condannato e così via. Oggi questo processo, io non voglio caricarlo di ulteriori significati, peraltro siamo ancora alla vigilia di un processo, del processo per la prima volta che si celebra un processo su un tema così delicato ed importante, e cioè non la collusione di un politico, di un uomo dello Stato con la mafia, perché noi non stiamo processando uomini dello Stato collusi con la mafia, ma stiamo processando uomini di uno Stato che ha ritenuto di dover trattare con la mafia una sorta, diciamo, di resa dello Stato, e lì è materia di discussione se questo, come alcuni sostengono, è terreno che dovrebbe essere sottratto alla magistratura e al controllo giudiziario, o se debba invece, qualora ritenuto illecito il reato, costituire appunto materia penale. E sarà la prima volta, se il 21 ottobre comunque il processo in ogni caso inizia, la prima volta che nello stesso processo, nello stesso giudizio, verranno processati insieme uomini della mafia e uomini dello Stato in relazione a questo patto fra Stato e mafia. Anche questo è un fatto, diciamo, nuovo, che dimostra quindi che c'è una progressione. Poi, se è una progressione, diciamo, in senso positivo, se questa avrà conferme o meno giudiziarie, lo sapremo, ahimè, visto i tempi del giudizio penale, solo fra qualche anno. Io non vorrei avere dato l'impressione di una lettura pessimistica di tutti questi anni, di questi decenni. No, ho dimenticato una cosa. L'altra nota, una nota ottimistica, la magistratura, sul profilo dei risultati giudiziari. Altro aspetto positivo, la magistratura dal punto di vista del suo rinnovamento interno. Falcone e Borsellino erano sostanzialmente degli isolati. Oggi, 20 anni dopo, possiamo dire che la magistratura è dentro, la magistratura è prevalente un modo di agire, di indagare secondo gli insegnamenti di Falcone e Borsellino. Terzo dato, diciamo, di ottimismo, la società, nel senso che è più ampio, non che non ci siano ovviamente tutte le sacche di indifferenza e di contiguità con la mafia, ma non c'è dubbio che si è estesa la parte di società siciliana e nazionale che su queste cose ci crede, ha voglia di impegnarsi e di attivarsi. Lo vedo, diciamo, in serate come queste e tante altre serate come questa a cui partecipo, rispetto alla quale percepisco quanto sia cresciuta e quanto sia cresciuta tra l'altro proprio negli ultimi anni, in pochi anni, la voglia di partecipazione e l'interesse che c'è in una certa parte tutt'altro che sparuta di Italia. Io provo a sintetizzare così quello che lei ha detto. Forse questo sarebbe il momento migliore perché per la prima volta a dare segni di pentimento fossero alcuni rappresentanti della politica. Lei lamentava prima il fatto che il pentitismo mafioso ormai si è ridotto al lumicino, i mafiosi, espressione dell'ala militare, quello che avevano da raccontare l'hanno raccontato, quello che avevano da raccontare sulla politica l'hanno raccontato. Oggi avremmo bisogno di alcuni politici che avessero il coraggio di cominciare a collaborare con la giustizia. E io qui ho la sensazione invece che questo mondo sia chiuso, si chiuda a riccio ogni qualvolta ci sono iniziative da parte vostra, e naturalmente sono io che ne parlo, lei non ne può parlare perché è uno dei suoi indagati, dei suoi imputati, ma oserei dire che
la faccia dell'uomo politico di questi anni che stiamo attraversando a 20 anni dalle stragi, per quello che mi riguarda è il signor Nicola Mancino, che è un cittadino come tutti noi, che indiscutibilmente è stato ministro degli interni, che è stato presidente del Senato, che è stato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma che oggi è, ahi noi, un cittadino come gli altri. Com'è pensabile, com'è possibile che nel momento in cui da Palermo viene la decisione di iscriverlo nel registro degli indagati, Nicola Mancino cambi radicalmente la sua posizione su una circostanza di fatto, vale a dire l'avere conosciuto o non avere conosciuto Paolo Borsellino nell'arco di 24 ore. Nicola Mancino per almeno una mezza dozzina d'anni ha sostenuto di non aver mai conosciuto Paolo Borsellino. Lui venne nominato ministro degli interni il 1° luglio del 1992, esattamente a 20 giorni dalla strage di Capaci e 20 giorni prima di quella che sarebbe stata la strage di Via D'Amelio, quando ormai tutti i telegiornali d'Italia, tutti i giornali raffiguravano in Paolo Borsellino l'erede naturale di Giovanni Falcone. Mancino ha negato sempre, è andato in televisione mostrando le sue agende vuote, salvo poi all'indomani dell'iscrizione da parte vostra insieme a tutti gli altri soggetti che lei ricordava e che non sono solo uomini politici e rappresentanti delle istituzioni ma anche mafiosi in quanto tali, dichiara da Mentana: no, ora mi sono ricordato, io quel giorno strinsi la mano a Paolo Borsellino, ma non ricordo che faccia avesse Paolo Borsellino, come se Mancino avesse la testa rivolta al contrario o guardasse con gli occhi bassi. Perché io dico che Mancino è l'espressione anche, come dire, gestuale, facciale della politica che oggi non vuole fare i conti con questo passato? Perché, e mi permetto qua di aprire una brevissima parentesi, io, visto il mestiere che ho fatto, quello di giornalista sul mondo dell'informazione, abbiamo accreditato la versione che Mancino sia un uomo di Stato. Oggi non è un uomo di Stato Mancino, oggi è un imputato. E allora diventa singolare, difficile spiegare agli italiani come quest'uomo di Stato, che non lo è più, quest'ex uomo di Stato, proprio in quanto indagato, si dia da fare con una serie di telefonate che coinvolgono un consigliere del Quirinale, Loris D'Ambrosio, sapete tutti, poi prematuramente scomparso, chiedendogli che gli venga evitato un faccia a faccia con Claudio Martelli, un faccia a faccia disposto da questi giudici, di cui Ingroia è uno che è qui accanto a me, proprio per verificare chi dei due avesse ragione, perché Martelli sostiene di avere parlato con Mancino della trattativa con lo Stato e di averne saputo il coinvolgimento del Rosse, del generale dei Carabinieri Mori. Mancino nega che questa conversazione con Martelli, che in quel momento anche lui era ministro se non sbaglio di Grazia e Giustizia, i giudici chiedono, dispongono un faccia a faccia tra i due, Mancino si rivolge al Quirinale chiedendo che questo faccia a faccia venga evitato. Ma sentite le parole con cui l'uomo di Stato, l'ex uomo di Stato, cerca di perorare la sua causa. E queste sono telefonate che sono state pubblicate, che non sono state smentite da nessun giornale. Dice Mancino: io sono ormai un uomo solo, non voglio restare l'unico con un cerino in mano, quest'uomo solo va difeso, perché se quest'uomo solo non viene difeso, quest'uomo solo è in condizione di chiamare in causa altre persone. Allora io credo che lì si sia configurato il primo ricatto vero allo Stato, salvo poi sentirci raccontare da Giuliano Ferrara e da tutti gli altri che ne hanno scritto sui loro giornali che era in atto un ricatto al Quirinale da parte dei magistrati della Procura di Palermo. Allora la materia dell'informazione e del giornalismo, che, come dire, mi picco di conoscere un tantino meglio di quella giudiziaria e per la quale naturalmente non posso inseguire il dottor Ingroia, mi dice che quando si arriva a questo vette alte di falsificazione della verità e di capovolgimento della frittata, cioè si dice c'è un ricatto
che punta al Quirinale, mentre in realtà il ricatto non punta al Quirinale, è un ricatto che viene messo in atto dal signor Mancino Nicola, cittadino come gli altri, imputato per fortuna non come tutti gli altri, ha la possibilità di avere accesso a strade e a stanze dove con ogni probabilità si accede per un'innata appartenenza a un club del potere. E allora io credo che qui la dobbiamo raccontare bene agli italiani, perché nessuno si è sognato di mettere in discussione il Quirinale, la centralità del Quirinale in un momento così delicato come quello che sta attraversando il nostro paese sotto altri profili altrettanto gravi, mi riferisco alla crisi economica e alla questione sociale. Nessuno si è sognato di fare questo, ma ci si è trovati in presenza del fatto che, poiché la magistratura di Palermo indagava su questi soggetti e uno di questi soggetti poi ha iniziato a fare delle telefonate che purtroppo hanno trovato ascolto, e in questo senso forse sarebbe anche bene dire che quello che ha cacciato davvero nei guai Loris ed Ambrosio è stato Mancino Nicola, non sono stati i giudici di Palermo. E andrebbe anche detto che alcune telefonate dovevano essere restituite al mittente. Naturalmente questo non è materia di domanda mia ad Ingroia, sono opinioni mie che, discutendo qui insieme ad Ingroia di fronte a voi, sento legittimo, come dire, esprimere, perché credo che facciano parte delle domande legittime che tutti gli italiani si fanno. E allora, se poi si solleva la questione che i magistrati si sono permessi lesa maestà di intercettare il capo dello Stato, si dice un altro grande falso. E quando si scopre poi che non esiste nessuna norma, ma questo forse tecnicamente il dottor Ingroia ce lo può spiegare meglio, non esiste nessuna norma che impedisca, una volta che c'è una telefonata che è partita, di ascoltarla indipendentemente da quale sia l'utenza di arrivo, non si può chiedere, come qualcuno ha detto e ha scritto, mi riferisco anche per esempio al prestigioso fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, che la telefonate immediatamente andavano distrutte, perché non c'è nessuna norma. E quindi bene ha fatto poi il nostro capo dello Stato a sollevare il conflitto di attribuzione di poteri per colmare e chiedere di colmare questa norma. Ma tutto questo con le responsabilità della magistratura di Palermo credo non c'entri nulla. Allora io, entrando appunto come sono entrato, con i piedi nel piatto su questo argomento, perché sennò rischiamo poi di fare una discussione che sia un po' troppo fumosa, vorrei fare due domande precise al dottor Ingroia. Può sintetizzarci cosa davvero prescrivono i codici in materia di intercettazioni rispetto a questa campagna che è stata fatta, in cui diversi fondatori della patria, diversi uomini, ex uomini di Stato, pretendevano che voi mandaste tutto al macero senza neanche informarle le parti? Come stanno davvero le cose? Ce lo può spiegare? Beh, guardi, ovviamente siamo alla vigilia sostanzialmente della decisione della Corte Costituzionale sulla ammissibilità del ricorso del conflitto di attribuzione, perché il 19 settembre la Corte Costituzionale deciderà, quindi sarebbe, e ritengo, non opportuno da parte mia entrare nel merito. Dico semplicemente, solo per una ricostruzione dei fatti, che a nostro parere, confortato da autorevoli giuristi, basterebbe citare Franco Cordero, l'ex presidente della Corte Costituzionale Zagabelsky, eccetera, e la legge e il meccanismo legislativo non prevede, in relazione alle cosiddette intercettazioni accidentali del Presidente della Repubblica, un regime diverso da quello adottato normalmente per la distruzione, cioè la distruzione non può essere disposta ovviamente dal pubblico ministero, può essere disposta solo da un giudice, perché altrimenti il pubblico ministero arbitrariamente potrebbe distruggere o conservare quello che gli fa comodo, quindi è giusto che avvenga in un procedimento garantito, deciso da un giudice.
La legge dice che prima della decisione del giudice questa cosa, queste intercettazioni da distruggere devono essere conosciute anche agli indagati, soprattutto colui il quale è stato intercettato, perché in teoria l'indagato potrebbe avere interesse che non siano distrutte, perché potrebbe contenere elementi utili per la sua difesa. Questo è, diciamo, il principio previsto dalla legge. Ora, non c'è nessuna previsione che sottragga a questo regime le cosiddette intercettazioni accidentali, cioè quelle casuali del Presidente della Repubblica, cioè le intercettazioni in cui tu intercetti un cittadino e questo cittadino per caso, e tu non puoi prevederlo ovviamente, parla col Presidente della Repubblica. E, mentre invece sono disciplinate le intercettazioni nei confronti del Presidente della Repubblica, cioè intercettazioni disposte sulle utenze, sui telefoni in uso al Presidente della Repubblica, per il quale sono ovviamente vietate, se non nei soli due casi di illeciti gravissimi per i quali il Presidente della Repubblica può essere sottoposto a procedimento penale con una procedura tutta particolare. La posizione del Quirinale, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, è invece che dai principi generali dell'ordinamento si dovrebbe desumere una inviolabilità del Capo dello Stato, al punto che qualsiasi intercettazione, anche accidentale, del Presidente della Repubblica deve essere ritenuta intercettazione vietata, assolutamente vietata, per il quale occorrerebbe procedere all'immediata distruzione da parte del giudice senza passare da questa udienza, diciamo così, nel contraddittorio delle parti, cioè degli indagati. Questa è la questione, diciamo, giuridica. Va detto che attorno a tutto questo, come è noto, si è creata tutta una campagna di stampa, in parte anche, voglio dire, di strumentalizzazione del conflitto per cercare di mettere contro le due istituzioni, ed è difficilmente ormai dissipabile questo polverone. Certo è che la principale responsabilità di questo stato delle cose non credo che si possa attribuire alla Procura di Palermo, ma si deve attribuire innanzitutto ad un Parlamento che non ha mai legiferato sulla materia. Era già accaduto nel 1997 che la Procura di Milano accidentalmente, come per dire casualmente, in un'intercettazione indiretta, intercettò il capo dello Stato del tempo, che era il Presidente Scalfaro. La Procura di Milano anzi adottò, voglio dire, una procedura assai meno riguardosa nei confronti del Capo dello Stato di quello che ha adottato la Procura di Palermo, perché la Procura di Palermo non ha mai né trascritto né depositato quell'intercettazione, che invece la Procura di Milano trascrisse e depositò, e in quella circostanza non venne sollevato alcun conflitto di attribuzione, anzi vi fu semmai un'interpellanza parlamentare del senatore a vita ex Presidente della Repubblica Cossiga, che sollevando una questione appunto che concerneva le presunte prerogative del Capo dello Stato che sarebbero state lese, fece un'interpellanza parlamentare. Quell'interpellanza parlamentare rispose l'allora Ministro della Giustizia Flick, il quale intervenne evidenziando la necessità che vi fosse un intervento legislativo da parte del Parlamento perché chiarisse come ci si dovesse regolare in questi casi, auspicando la soluzione che oggi viene auspicata dal Quirinale, cioè che si arrivasse a una distruzione senza passare dall'udienza, dal contraddittorio, dal deposito, diciamo, a favore delle parti. Bene, il Parlamento non ha trovato il tempo, la voglia o non so che in 15 anni per intervenire su questa materia. E allora credo che la principale responsabilità sia dal Parlamento, che non ha legiferato, e viene semmai chiamata la Corte Costituzionale in questo conflitto di attribuzione in una sorta, potremmo dire, di ennesima supplenza giudiziaria a un vuoto di intervento politico e politico-legislativo. Supplenza giudiziaria che assieme a una mirata campagna di stampa politico-mediatica di cui questo titolo, questo articolo di Panorama da ultimo costituisce il culmine nell'attribuire infondatamente e, per usare un eufemismo, maliziosamente alla Procura di Palermo l'intenzione di chissà quale ricatto nei confronti del Capo dello Stato, si è creato tutto un polverone che ha intenzionalmente voluto utilizzare strumentalmente anche la parola conflitto
per agitare, diciamo, un clima di conflitto fra istituzioni che ha finito per danneggiare le istituzioni stesse, disorientare i cittadini e fare perdere di vista, e forse questo è il principale obiettivo della campagna di stampa, far perdere di vista la questione centrale in questa vicenda, che è l'accertamento della verità sulla trattativa a cavallo delle stragi del 92 e del 93. Dottor Imbroglio, un'ultima domanda a coronamento di tutto il ragionamento che lei fa. È una notizia pubblica, se ne è discusso in questi mesi. Lei a suo tempo fece una domanda per andare a lavorare in Guatemala. A ottobre, se le cose restano così come sono, lei dovrebbe lasciare Palermo ed andare a lavorare in Guatemala. Questa eventuale sua decisione si iscrive in una lettura ottimistica o pessimistica dell'attuale fase che stiamo attraversando in materia di lotta alla mafia? Cioè, vorrei capire, lei in Guatemala perché ci va? Perché ormai la verità sarà accertata in Italia, o perché ha capito che siamo in un altro di quei momenti per cui forse è meglio andare in Guatemala? Sì, domanda un po' tendenziosa, ma... diciamo così. Quindi, innanzitutto, premessa, non è, questo vorrei scomprare il campo da questa considerazione, la proposta che mi è stata fatta di andare in Guatemala e la mia idea di massima di accettare questo incarico è maturata in mesi ben lontani dall'esplodere di queste polemiche su conflitto di attribuzione, l'indagine trattativa, eccetera, perché è una proposta che si è profilata già alla fine del 2011 dentro un progetto più ampio di, diciamo, esportazione su scala internazionale del, per dirla in modo semplice, del metodo, chiamiamolo così, Falcone, il metodo del pool antimafia, lì in zone dove il narcotraffico è estremamente potente ed è l'epicentro di tutte le strategie del potere della grande mafia transnazionale. Quindi ha un senso in sé questo incarico alle Nazioni Unite in un posto, diciamo, importante. E, dopodiché, non c'è dubbio che già all'epoca, quando mi venne fatta quella proposta, uno dei motivi per il quale l'ho accettato è anche l'esigenza che ho cominciato a avvertire dopo 20 anni consecutivi di impegno giudiziario a Palermo dal 92, infatti io sono alla procura del settore antimafia di Palermo oggi, 20 anni continuativi tutte su indagini particolarmente importanti e incandescenti, come già appunto nel 92 con l'inizio dell'indagine su Contrada, e poi siamo arrivati appunto sino ai giorni nostri su questa indagine della trattativa. Ho avvertito, non dico una stanchezza, perché non c'è stanchezza da parte mia, ma la necessità di trovare un momento in cui chiudere, non in modo definitivo, ma chiudere una fase professionale, chiudere una pagina professionale per aprirne un'altra. Ritenevo e ritengo questa indagine l'indagine probabilmente più importante degli ultimi anni, di cui, almeno per quello che mi riguarda, e ci tenevo a chiuderla, ed è questa la ragione per la quale all'incarico che mi era già stato offerto a fine dell'anno passato avevo detto non di no, ma avevo detto che ci avrei pensato e che in ogni caso avrei avuto bisogno di tempo, perché avevo necessità di portare avanti questa indagine. L'indagine è stata chiusa e quindi con la chiusura dell'indagine, con la richiesta di rinvio a giudizio, davvero ritengo di avere chiuso questa pagina professionale. Ci sarà un processo. Il processo, io sono appunto procuratore aggiunto, quindi il coordinatore del pool che ha svolto l'indagine, ci sono 4 sostituti, magari meno famosi, il dottore Di Matteo, anzi è abbastanza noto, ma c'è la dottoressa Sava, c'è il dottore Del Bene che se ne occupano, c'è anche un giovane collega che è stato recentemente inserito, affiancato a questo, si chiama il dottore Tartaglia. Ci sono 4 giovani sostituti che possono ovviamente molto validamente seguire l'indagine nella fase dibattimentale, che io
non avrei potuto più seguire, perché il ruolo del coordinatore del pool è di coordinare i magistrati di sostituto del procuratore nella fase dell'indagine, poi il dibattimento viene seguito dai pubblici ministeri che vanno in udienza. Quindi una ragione in più, secondo me, per la quale era coerente il chiudere questa pagina professionale. Dopodiché è chiaro che le polemiche che hanno investito la Procura mi hanno fatto sentire necessario cercare di prorogare ulteriormente. Io devo andare via tra maggio e giugno di quest'anno e ho chiesto un'ulteriore proroga. Andremo certamente fino a ottobre, grosso modo in coincidenza con l'inizio del processo, con l'udienza preliminare, dopodiché credo di poter assumere questo ruolo in Guatemala, fermo restando che non c'è nessun fuga, non c'è nessuna ritirata, non c'è nessun esilio, si tratta di un incarico temporaneo di un anno, rinnovabile, ma comunque intanto incarico temporaneo, e che quindi si tratta in primo luogo ovviamente non di un addio né all'Italia né alla toga, ma un arrivederci. E dopodiché ovviamente non mancherò di come suol dirsi, farmi vivo, anzi per certi versi libero dalla relazione immediata con le indagini e i processi di cui mi occupo, forse potrò parlare, dire qualcosa in più, togliermi qualche sassolino allo scarpa. Questo in Guatemala mi servirà anche per questo. Ci sono margini per un eventuale suo ripensamento rispetto a Guatemala? I margini in teoria ci sono, perché non ho ancora preso le funzioni e sarebbe una decisione irrevocabile, ma devo dire francamente che è una decisione che ho preso con determinazione e con convinzione. Non vedo in questo momento la necessità per fare marcia indietro. Un'ultima domanda e davvero abbiamo concluso. Le giro una domanda dei suoi piacerrimi nemici, dei suoi denigratori, i quali dicono in realtà non avete capito ingroia, perché sta facendo tutto questo perché si prepara a scendere in politica da qualche parte. Una volta si dice in Sicilia, una volta si dice in Parlamento nazionale. E ora in Guatemala, diciamo. Guatemala, se ci va, quando poi ci andrà. No, vabbè, quindi diciamo è diventato una specie di tormentone, per cui era dato per sicuro la mia candidatura a sindaco di Palermo, e era dato sicuro la mia candidatura a presidente della regione. Insomma, mi pare sotto gli occhi di tutti che sono state tutte cose smentite. Dopodiché è vero che io ho dato sempre questa risposta un po' equivoca, che è stata interpretata come una conferma sul mai dire mai. Ma io sono davvero convinto, lo ribadisco, ma non vale per me, ma vale per tutti, che a nessun italiano, a nessun cittadino può essere chiesto di rinunciare con una dichiarazione al possibile esercizio di un diritto costituzionale, quello del diritto dell'elettorato passivo. Io semplicemente, e in questo senso e in questi termini, entro questi limiti, ho detto sempre il mai dire mai. Dopodiché non ne ho visto e non ne vedo al momento le condizioni per farlo. Grazie, credo, da parte di tutti.